Il reparto operativo del Comando Provinciale dell'Aquila, comandato dal tenente colonnello Andrea Ronchei e collaborato dai comandi territoriali delle province interessate, ha dato corso oggi a 10 ordinanze di custodia cautelaria ai domiciliari, notificando altri 5 provvedimenti di applicazione del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale su ordine del GIP Gargarella. I provvedimenti interessano pubblici funzionari, imprenditori e professionisti residenti nelle province dell'Aquila, Teramo, Pesaro, Urbino e Bari, ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di concorso in corruzione. Per per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario a dovere d'ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, nonché soppressione, distruzione, occultamento di atti veri. L'indagine è stata avviata nel 2016 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, coordinata dal Procuratore Capo Michele Renzo e condotta dal PM Picardi della Procura dell'Aquila. Ha riguardato complessivamente 35 soggetti e ha messo in luce una serie di condotte poste in essere da alcuni. Funzionari pubblici inseriti nel contesto del segretariato regionale del MIBACT, che ricoprendo varie funzioni e ruoli nel contesto dell'assegnazione e controllo sulle opere di restauro successive al terremoto del 2009, avrebbero gestito gli appalti in maniera clientelare, attribuendo incarichi professionali a parenti ed amici. Secondo quanto ipotizzato dai carabinieri, alcune ditte si sarebbero garantite l'assegnazione di gare d'appalto con ribassi particolarmente cospicui, ottenendo successivamente il recupero attraverso il riconoscimento di varianti in corso d'opera. Il compenso per i funzionari si sarebbe concretizzato, secondo le ricostruzioni dei fatti, attraverso l'affidamento di incarichi professionali a parenti e amici. Per taluni procedimenti sarebbe stata infatti accertata sia la turbativa della gara per l'assegnazione dei lavori, sia il relativo pagamento di somme da parte dell'imprenditore al funzionario compiacente quale corrispettivo per il buon fine dell'accordo. Complessivamente poste sotto osservazione dei carabinieri le procedure relative all'assegnazione ed esecuzione di 12 opere di restauro di altrettanti edifici di interesse storico-culturale. Di rilievo la procedura inerente alle opere di recupero e restauro del Teatro Comunale dell'Aquila. C'è anche l'ex segretario generale del Ministero dei Beni Culturali d'Abruzzo, Berardino Di Vincenzo, architetto ora in pensione, tra i dieci indagati finiti ai domiciliari nell'ambito di questa inchiesta sulla ricostruzione pubblica post terremoto. e quanto emerge da fonti investigative. Le indagini quindi toccano appalti pubblici gestiti dagli uffici regionali del MIBACT. Sono una quindicina le commesse pubbliche che sono finite in realtà ad oggi all'attenzione degli investigatori. Con Di Vincenzo sarebbe indagato anche il figlio Giancarlo, architetto, che è tra i cinque che hanno ricevuto la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale. I due, in realtà, sono stati già indagati lo scorso febbraio nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti della Regione Abruzzo, in particolare per il filone della ricostruzione passisma di Palazzo Centi, sede della presidenza della Giunta nel centro storico Aquilano.